Ok, quindi Cartesio ci ha spiegato, soprattutto nell'opera L'uomo, il funzionamento del corpo umano, ok? Il funzionamento del corpo umano attraverso la metafora e il modello che, diciamo, meccanicistico, che insomma Cartesio, così come molti altri intellettuali dell'epoca, aveva un po' mutuato dalla grande diffusione delle prime macchine come gli orologi, ci fa esempi come quello della fontana che si muove con tubi artificialmente. Ecco, questo fatto del movimento meccanico generato appunto al di là della volontà, ma anche che però entra in contatto con la volontà, e questo, diciamo, anche meccanismo di influenza reciproca tra corpo e anima. Nel 49 Cartesio scrive Le passioni dell'anima, l'ultimo scritto veramente molto importante che era stato sollecitato da una principessa, Elisabetta di Boemia, già nel 45, e perché chiaramente già insomma, dall'analisi delle opere precedenti di Cartesio, in un certo senso veniva fuori l'interesse poi per approfondire il funzionamento delle passioni. Se è vero che corpo e anima sono collegate tra di loro all'interno della ghiandola pineale, le sensazioni, e, diciamo, il mondo esterno arriva attraverso le sensazioni, la sensibilità, a toccare l'anima, il pensiero, che è la res cogitans, che è ospitato all'interno della ghiandola pineale, a sua volta la res cogitans, con i movimenti degli spiriti animali, riesce poi a muovere e a generare anche passioni. Ecco, le passioni sono un po' l'ultimo degli aspetti, e forse tra i più interessanti aspetti, dell'opera psicologica di Cartesio, l'idea quindi di studiare tutte, diciamo, le passioni dell'uomo con una teoria che sia di carattere meccanicistico, ecco, quindi non più legata a un'analisi di carattere morale, ma piuttosto capire il funzionamento e come proprio si combinano le passioni e come anche poterle in qualche modo poi gestire. La cosa interessante è che poi il libro sarà invece dedicato, lo sappiamo, a Cristina di Svezia, che era un'assidua lettrice di Cartesio, e lo inviterà negli ultimi anni, a seguito di questa pubblicazione, ad approfondire queste idee con delle lezioni private alla corte a Stoccolma. È proprio lì che Cartesio, nelle sue passeggiate con Cristina la mattina per parlare, diviene appunto precettore, insegnante di filosofia della regina, e in qualche modo poi questa, come dire, passione per l'insegnamento e questo amore per la filosofia lo porterà alla morte, perché si ammalerà di polmonite nelle rigide mattine svedesi durante queste passeggiate in cui discorreva con Cristina di Svezia della filosofia, in particolare dell'analisi delle passioni, proprio commentando questo testo che era appena uscito nel 49. Ok, primo presupposto. Cartesio vuole affrontare la questione delle passioni non da un punto di vista morale, ma, dice lui, da scienziato. Voglio studiare da scienziato, da fisico, il funzionamento delle passioni. Quindi non le passioni come una deformazione della mente, un modo sbagliato di usare la mente, ma come dei fenomeni naturali. Ok? Sono fenomeni naturali che funzionano come tutti i fenomeni naturali con leggi di causa effetto, in maniera meccanicistica. Quindi, diciamo, al momento in cui Cartesio scrive, le passioni sono sempre state considerate degli ostacoli alla virtù. Immaginiamoci, ad esempio, come le analizza lo stesso Aristotele, da Aristotele in poi, durante la scolastica. Invece, quello che è molto importante è che Cartesio ribadisce la non sopprimibilità. Le passioni sono insopprimibili, sono parte costituente, costitutiva dell'uomo, in quanto l'uomo è corpo e anima simultaneamente. L'aveva già scritto precedentemente: se noi non dobbiamo immaginarci l'uomo come un pilota, quindi una specie di intelligenza che in maniera avulsa dal corpo comandi la barca corpo nelle avventure della vita. La barca, quando esaurisce diciamo, il carburante, non c'è un
semplicemente un'informazione che il carburante è finito e bisogna quindi andare a fare il rifornimento, ma Cartesio si accorge che il corpo dà uno stimolo che impatta sul pensiero e sull'anima, la fame, la sete, se c'è un danno si prova dolore, quindi si capisce che il meccanismo di funzionamento dell'essere umano è psicofisico, quindi veramente diciamo questo modello di spiegazione dell'essere umano inaugura una nuova epoca, l'epoca della psicologia cognitiva, dello studio delle relazioni tra mente e corpo in un'ottica appunto di studio psicofisico di tutte le reazioni del corpo. Corpo e anima sono collegate, sono unite, quindi questo dualismo viene risolto con l'escamotage della ghiandola pineale, ma soprattutto l'uomo vive perennemente all'interno del corpo e quindi è sempre soggetto alle passioni, si innamora, piange, ride, è geloso, è arrabbiato. Ecco, tutto questo non è parte episodica, non è qualcosa che distolga l'uomo dal suo naturale approccio di essere razionale. L'uomo non è un essere razionale nel senso appunto quasi aristotelico, classico del termine, ma è un uomo anche fatto di passioni, sono insopprimibili, fanno parte della vita e quindi bisogna conoscerle, bisogna studiarle e anche bisogna trovare, cercare il modo di poterle gestire. Allora, queste passioni intanto sono, bisogna definirle. Allora, lui, diciamo, Cartesio distingue tra azioni, che sono tutto ciò che è frutto della volontà, e passioni, che sono le percezioni, i sentimenti, le emozioni, le affezioni involontarie causate nell'anima dall'azione meccanica del corpo. Ok, quindi quello che noi facciamo volontariamente è un'azione. Io mi sposto e posso prendere una penna, muovo il braccio e sposto la sedia. Questa è un'azione. Mi alzo e vado in un'altra classe. È un'azione. Mentre le passioni sono l'effetto di tutto ciò che ci circonda sulla nostra intelligenza, sulla nostra anima, sul nostro pensiero, ok? Ma sono quindi le azioni, delle reazioni, diciamo così, della res cogitans allo stimolo del corpo, sono delle reazioni del corpo-mente a degli stimoli esterni. Ci si può far poco. Se io dico Francesca, ridi, Francesca non riderà, oppure farà qualcosa come ha ha ha, una cosa di questo tipo, ma è ovviamente una simulazione di una risata, non è una vera risata. Se io dico Antonio piangi, Antonio non piangerà, potrà far finta di piangere. O Giuseppe innamorati, non si innamorerà. Se io dico Leonardo abbi paura, lui non avrà paura, capirà quello che gli dico, ma non avrà, non perché? Perché secondo Cartesio tutte queste sensazioni, queste emozioni, queste passioni sono la risposta della nostra anima a degli stimoli esterni. Se non ci sono questi stimoli esterni, la nostra anima non potrà reagire, non potrà provare quelle sensazioni e provare quelle emozioni e quindi avere quelle passioni. Mi si obietterà, ma alcuni attori riescono a piangere a comando. È vero, infatti Cartesio lavorerà proprio in questa direzione. Questi attori stanno mettendo in pratica poi la seconda parte del pensiero di Cartesio sulle passioni, cioè stanno trovando dei modi per, attraverso delle tecniche, per esercitare un'attività di illusione, coercizione della propria anima, in qualche modo diciamo con una delle tecniche finalizzate a in qualche modo generare delle reazioni che non provengono da stimoli esterni ma sono autoprodotte. Adesso ci arriveremo. Quali sono queste passioni? Ce ne sono diverse, le più importanti sono meraviglia, gioia, tristezza, ad esempio amore, odio, sono delle emozioni primarie che poi combinandosi tra di loro danno, producono tutte le altre passioni. In particolare Cartesio si sofferma sulla meraviglia. La meraviglia secondo Cartesio non è una passione, diciamo, né buona né cattiva, ma piuttosto è quello che si prova, la sorpresa che si prova quando si incontra un oggetto nuovo, senza rendersi conto, anzi prima che noi ci rendiamo conto, se esso è conveniente o nocivo. Ecco, questa sensazione di meraviglia, poi secondo Cartesio, utilizzata bene, sarà un po', anche come diceva Aristotele, il motore per la conoscenza.
okay? Sarà la leva attraverso cui l'uomo, grazie alla meraviglia, diciamo, per il mondo esterno, può conoscere, può migliorare le proprie conoscenze e anche la conoscenza del proprio corpo. Comunque, la meraviglia, appunto, è quello che viene prima della stima, diciamo, della valutazione di se questo oggetto. Ecco, se questo oggetto è considerato buono e conveniente, questo oggetto ci genera amore, ok? Se invece è considerato nocivo, dannoso, la nostra reazione sarà quella dell'odio, del disgusto, della repulsione. In seguito sorge il desiderio. Allora, il desiderio è proprio quello che ci spinge verso quello che amiamo, quello che vogliamo mantenere o acquisire. Viceversa, la repulsione sarà l'allontanamento da quello che ci genera danno, che ci fa, che per noi è dannoso. Ok? Acquisire ciò che si desidera fa scadere la gioia. Ok? Mentre la tristezza, se si acquisisce qualcosa che è un male o è un difetto. Ecco, vedete quindi che le passioni sono derivate dalla nostra reazione agli stimoli esterni, e poi, appunto, a seconda se questi stimoli producono o no danno o al contrario giovamento all'organismo, al corpo e alla mente, vengono percepiti in maniera positiva o negativa, generando quindi passioni di odio, di amore, di desiderio, di repulsione, di tristezza e di gioia. Ma tutto parte appunto dalla meraviglia, le prime cose, la nostra sorpresa rispetto a delle cose nuove. La spiegazione delle passioni è quindi meccanicistica. Che cosa succede, ci dice Cartesio, se vediamo una bestia feroce? Se vediamo una bestia feroce, beh, noi abbiamo attraverso gli occhi l'azione meccanica della luce, fa venire fuori delle immagini che vengono poi trasferite alla ghiandola pineale, che tocca l'anima, scuote l'anima, genera questa immagine viene riconosciuta, associata dall'anima, cioè dal pensiero, a qualcosa di dannoso, pericoloso, e quindi la reazione sarà che la stessa anima scuote gli spiriti vitali che attraverso i nervi e il sangue arrivano alle gambe, e le gambe iniziano a tremare, a fuggire, quindi c'è la paura. Ecco, vedete che la paura non è nient'altro che una reazione, un'emozione che si prova rispetto allo stimolo esterno. È impossibile provare paura in una situazione in cui non c'è nulla da temere. Ma anche altre azioni, diciamo, meccaniche sono collegate alla paura, ad esempio quella di impallidire, di avere il volto, come dire, no? Perdere il colore, perché anche qui il sangue defluisce dalle guance, quindi le guance si sbiancano perché serve per correre. E quindi tutto questo, vedete, le nostre sensazioni, le nostre reazioni, le nostre passioni, l'impallidire, il piangere, il ridere, il provare affetto, eccetera, secondo Cartesio sono delle diciamo, risposte automatiche a degli stimoli esterni. Quindi vedete come la spiegazione delle passioni è radicalmente diversa da quella moralistica classica, per cui invece è predominante l'idea di un uomo razionale che sceglie liberamente se provare dolore, se provare piacere, se provare l'amore, se provare l'odio, eccetera, eccetera. Sono fenomeni quindi naturali le passioni, e anche in gran parte involontarie, però non sono da condannare, perché in alcuni casi, come la meraviglia, possono fare del bene e portare, per esempio, verso la conoscenza, verso l'ampliamento dei propri orizzonti. Ok, che cosa dice Cartesio nelle passioni dell'anima? Con tutto questo io non credo affatto che si debbano disprezzare interamente le passioni, e neppure che si debba fare in modo da non avere passioni. Questo è curioso, è il padre del razionalismo, ecco, quello che più di tutti ha indagato il ruolo della razionalità nella scoperta scientifica, nella scoperta di se stessi, nella scoperta della res cogitans, del dubbio. Ecco, qui invece, proprio perché la spiegazione dell'uomo per lui è meccanicistica, in un certo senso recupera il senso, l'utilità delle passioni. E questo è molto importante, questa frase: basta renderle soggette alla ragione e così addomesticate, e se sono talora tanto più utili quanto più grandi esse sono. Nella lettura a pagina 150 del nostro libro di testo, che cosa si dice Cartesio? Beh, è vero, noi vediamo, non so,
ragazzo o una ragazza che ci piace, beh, la nostra impulso è quello di andare e chiedergli l'amicizia su Instagram o il numero di telefono se vuole uscire insieme a noi. Ma ed è una cosa che non possiamo controllare, non siamo in certo senso noi a deciderla. Noi possiamo però assecondarla oppure no. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a lavorare su questo, a sabotare la nostra anima. In che senso? Beh, in effetti, per quanto noi siamo presi dalla paura, presi dalla, appunto, da scappare da un animale feroce piuttosto che avvicinarci invece a una persona amata, odiare e voler picchiare una persona che ci ha fatto uno sgarbo, che ci ha trattato male, e tutto questo, questo dice, è tutto naturale ed è quasi, diciamo, il 99% delle persone fa così, si alza e va a parlare con quella ragazza perché è attratto da quella ragazza o da quel ragazzo o da quella situazione o da quella persona. Ma non siamo del tutto automatici, c'è sempre dentro di noi una parte della nostra anima che, per quanto travolta dalle passioni, può mantenere la lucidità, la razionalità. Questa razionalità può intervenire nel resto del funzionamento del sistema. Come? Beh, cercando di analizzare la situazione e di trovare argomentazioni differenti per in qualche modo, ad esempio, rimandare una certa azione. Esempio del bel ragazzo: sì, ma magari non mi alzo perché potrebbe pensare male, potrebbe fraintendere, potrebbe, ma in fondo è così bello, magari non è tanto bello, oppure, ma in fondo lo vedrò anche domani, allora a questo punto potrei aspettare di conoscerlo meglio. Ecco, tutto questo che cos'è? È un tentativo della nostra ragione di sabotare un'altra parte della nostra anima che è di fatto stata colpita, percossa dalle sensazioni e che ha preso delle decisioni. Quindi la decisione finale può essere influita in parte, perché è chiaro che Cartesio è del tutto consapevole che poi c'è la fortuna, che ci sono questioni diverse, che non sempre è possibile, non sempre è facile, anzi spesso non è neanche conveniente, ma ci sono casi in cui occorre imparare, proprio come quegli attori che sabotano la propria anima per imparare a piangere, quindi inizieranno a pensare a cose tristi, inizieranno a autoconvincersi, a entrare in un personaggio talmente tanto da poter poi provare quelle sensazioni. Ecco, esattamente questo lavoro di immedesimazione sta parlando Cartesio, diciamo di decodifica del dato immediato, della sensazione, della volontà immediata, del cuore che ti spinge il sangue e ti fa fare un'azione di impeto, allora vai e dai un pugno a una persona che ti ha offeso. Ecco, puoi sempre dire: ma in fondo questa offesa era così grave? Ma in fondo questa persona prima non si è mai comportata così. Forse l'ha fatto perché ha sbagliato strada, forse l'ha fatto perché ha frainteso il mio comportamento. Ecco, sono tutti ragionamenti che cosa hanno come finalità di far calmare la reazione fisica che abbiamo avuto e che ci spinge in maniera assolutamente naturale e comprensibile a una reazione. Questo meccanismo di azione e reazione può essere sabotato, può essere diluito, può essere in un certo senso impedito dall'utilizzo della ragione, che in un certo senso può aiutare a gestire meglio le passioni. E gli uomini che la passione può far vibrare di più sono capaci in questa vita di gustare le maggiori dolcezze. È vero che possono anche trovarvi le maggiori amarezze se dalla passione non sanno fare buon uso e se hanno contrario la fortuna. Vedete, c'è comunque la fortuna, però c'è anche il fatto di imparare a fare buon uso delle passioni, non sopprimerle, ok? Sono insopprimibili, noi avremo sempre odio per chi ci ha danneggiato, avremo sempre desiderio per chi ci piace, ci innamoreremo a prescindere da quello che possiamo decidere, nessuno ci potrà dire, non è la ragione che dice innamorati di questo, innamorati di quell'altro. Le passioni sono sempre, diciamo, passive, però si può cercare di moderarne l'uso, di farne buon uso, di stemperare alcuni eccessi. Ecco, la saggezza proprio in questo torna utile, nell'insegnare a rendersi talmente padroni delle passioni e a dirigerle con tale abilità. Vedete, noi dobbiamo non abolire le passioni, ma conoscerle per come dei cavalli impazziti, però per riuscire a dirigerle. Non si possono sopprimere, ma si possono indirizzare un pochino.
da far sì che esse cagionino soltanto mali molto sopportabili e perfino tali che sia sempre possibile volgerle in gioia. Ecco, quindi cercare di capire quando è il caso di, in un certo senso, limitare la passione e quindi di bloccare il proprio comportamento, mordersi la lingua in modo tale che la propria passione ci generi dei mali sopportabili, non ci faccia andare a fare delle scelte radicali senza un ritorno e alle volte con conseguenze troppo gravi, o addirittura di volgerli in gioia, cioè di trasformare alcune cose che ci fanno magari soffrire a un secondo ragionamento, invece trovare argomenti a favore che piano piano e lavorando sull'anima possano in un certo senso far scaturire, immedesimarci in questa nuova idea e scaturire anche una sensazione di gioia, di piacere, perché abbiamo iniziato a vedere il problema da un altro punto di vista. E questo è veramente un'innovazione gigantesca, questo apre le porte alla psicologia cognitiva e a tutto ciò che è, diciamo, la spiegazione psicofisica dei nostri comportamenti. È molto importante pensare che oggi ormai questo è un dato acquisito. Quando si fanno ad esempio dei trial clinici su un vaccino, non si confronta una popolazione vaccinata con una non vaccinata, ma si usa ad esempio, lo sappiamo, il placebo. Che cos'è il placebo? Il placebo è una, diciamo, un non farmaco dell'acqua e glucosio, zucchero, acqua e zucchero, che viene però iniettato e né al gruppo, diciamo, né i medici che inoculano magari la soluzione per fare trial clinici, e neanche il paziente sa se quello che è stato, diciamo, sperimentato è, quindi gli è stato somministrato il vero vaccino o invece un placebo. E perché non si fa semplicemente che si trova un gruppo di controllo a cui non si inietta niente e un gruppo invece a cui si inietta il vaccino? Lo si fa perché, così come tutti tutti i farmaci, si è scoperto che l'effetto psicosomatico di avere la consapevolezza, il dubbio se è vero o no avuto il vaccino, quindi l'idea di credere di essere stati vaccinati, determina una diversa reazione del nostro corpo, una diversa percezione che abbiamo della malattia. Quindi se c'è un farmaco che deve curare tot, bene, anche quelli che hanno avuto il placebo hanno una performance migliore rispetto a una, diciamo, target che non ha avuto nulla, perché credendo di avere avuto una certa medicina, la mente in un certo senso simulerà alcune percezioni e quindi non sentiranno dei sintomi, se avvertiranno la malattia in maniera diversa o non l'avvertiranno proprio, eccetera, eccetera. Quindi l'effetto psicosomatico, il fatto che la mente modifichi anche in maniera pesante il funzionamento del corpo, è ormai, diciamo, un dato acquisito anche nella medicina. E se vogliamo, Cartesio, con la sua visione meccanicistica dell'essere umano, è forse il primo ad aver creato questo discorso e questa analisi, appunto, di relazioni tra corpo e anima e tra mente, appunto, e passioni e percezioni e sensazioni. E poi dice: chiunque ha vissuto in modo tale che la sua coscienza non ha potuto rimproverargli di aver mai mancato di fare tutte le cose che egli ha ritenuto migliori, che è ciò che qui chiamo seguire la virtù, ne riceve una soddisfazione che è talmente capace di farlo felice che gli sforzi più violenti delle passioni non avranno mai abbastanza potere per turbare la tranquillità del suo animo. Quindi dice sostanzialmente, vedete, questo lavoro che si può fare su se stessi, questo continuo tentativo di gestire e non di sopprimere, ma di accettare, ecco, diciamo, il nostro essere uomini, essere quindi fatti di carne, di sangue, di sensi e di un'anima che completamente e continuamente scossa dalle passioni. Questo è molto importante, il fatto che Cartesio si renda conto che non potremo mai essere esseri del tutto razionali. Perché? Perché siamo in un corpo che è H24 a contatto con il mondo esterno, e come nella metafora della barca con il pilota, beh, questo pilota non è che poi scende dalla barca e va a farsi una birretta al bar del porto, vive sempre all'interno della barca, e questa barca non è mai in una fase di bonaccia senza vento e senza onde, questa barca è sempre in mezzo alle onde. Quindi questo pilota che vive sempre nella barca, che questa barca sta sempre nelle onde, beh, è chiaro che
è ben difficile pensare a un momento in cui questo pilota potrebbe dire vabbè, adesso la barca non c'è più e io inizio a fare il pensatore avulso dal mondo. Sarà sempre continuamente bombardato da problemi. Ecco, la nostra è un corpo bombardato da sensazioni, come il buon pilota in mezzo a un oceano è bombardato da problemi continuamente. Quindi la sua vita è un risolvere problemi, la nostra vita è gestire sensazioni e gestire passioni, ok? In questo senso, però, ci ha insegnato appunto nelle passioni dell'anima, sono delle tecniche che secondo lui sono applicabili per poter diminuire l'impatto delle passioni, rimandare un'azione se tutto sommato ci sono anche altre motivazioni, ecco, cercare di sabotare questo meccanismo, di inserire ulteriori credenze, ulteriori elementi di riflessione, qualcosa che faccia, dicevo, di calmare il sangue. Ecco, questo sangue che ci porta queste immagini, ci eccita, e fa in modo che noi desideriamo fortemente qualcosa, odiamo fortemente qualcosa, ecco, tutto questo può essere tutto sommato, proprio perché fisico, gestito attraverso un buon uso della mente e quindi far calmare l'effetto delle passioni, analizzare, magari farsi venire in mente cose che invece hanno un significato diverso o nel caso appunto addirittura opposto, volgere i pensieri, per esempio quando si è irati, quando si teme di dire qualcosa di cui ci si pente, di pensare a cose, a distrarre la propria mente. Io penso che ognuno di noi empiricamente abbia provato nella sua vita a gestire le passioni, eh? Quante volte noi ci mordiamo la lingua e diciamo no, ok, fammi pensare una cosa che mi faccia calmare. Ecco, il calmarsi che cos'è? È proprio sabotare un meccanismo di autodifesa inserendo una serie, diciamo, di virus all'interno del software della nostra mente. Ecco, questa corpo macchina e mente macchina è aggredibile da un meccanismo di autosabotamento che noi mettiamo in moto proprio per cercare di frenare alcune reazioni naturali delle passioni. Finiamo parlando di morale. Ecco, Cartesio dice: adesso io ho demolito il sapere classico. Si rende conto che adesso sta sorgendo la filosofia moderna attraverso il dubbio, attraverso, diciamo, questa forma di criticismo che ha applicato al mondo circostante, attraverso il metodo della scienza, della razionalità, della matematica. Però lui si rende anche conto che la nuova impalcatura del sapere, beh, ci vorrà tempo per costruirla, e fa proprio in un certo senso una metafora, la metafora della casa vecchia e della casa nuova. Questo è un discorso sul metodo, e dice: prima di porre mano alla ricostruzione della casa che abitiamo, non basta batterla e provvedere ai materiali o all'architetto o a farci noi stessi architetto e averne anche disegnato accuratamente il progetto. Occorre innanzitutto provvedersi di avere un altro alloggio dove sia possibile abitare comodamente finché durano i lavori. Quindi dice: abbiamo demolito il sapere, l'edificio del sapere tradizionale, stiamo costruendo uno nuovo, un edificio nuovo, però abbiamo bisogno di sapere come comportarci nel frattempo, perché anche la morale sarà qualcosa di ovviamente costruita all'interno di un nuovo edificio del sapere razionale e che non sia quindi condizionato dalla tradizione e da tutto quello che appunto è stato un po' l'obiettivo della critica di Cartesio. Dice: però nel frattempo abbiamo bisogno di comportarci in qualche modo, e appunto bisogna scegliere delle regole provvisorie, quella che lui chiama una morale provvisoria. Nel frattempo che il mondo moderno costruisca una nuova scienza, una nuova conoscenza dell'essere umano approfondita, e quindi che ci permetta veramente di trovare delle regole perfette del vivere comune, beh, accontentiamoci di tre regole di buon senso. Sono le regole della morale provvisoria di Cartesio. Le tre massime, quali sono? La prima? La prima è molto semplice, è obbedire alle leggi e costumi del proprio paese, i precetti della religione in cui si è stati allevati, seguendo per il resto le opinioni più moderate. Allora dice: se tu sostanzialmente ti comporti in maniera coerente con le leggi del tuo paese, con la religione del tuo paese, il periodo storico in cui vive Cartesio, la guerra dei 30 anni, laddove effettivamente
per ragioni religiose, l'Europa era stata veramente sconvolta, distrutta da questa guerra, con migliaia e migliaia di morti, tutto il centro dell'Europa era stato devastato da una guerra sanguinosissima, tra le più sanguinose dell'epoca moderna. E quindi diciamo, lui l'aveva vista, anche se non aveva, diciamo, era stato anche nell'esercito, ha visto, come dire, gli effetti di questa guerra. E forse probabilmente questo, la condizione di dire: ragazzi, come prima cosa cerchiamo di adottare le leggi del nostro paese, sono più comode, sono le migliori, e anche se sono sbagliate, sono sempre meno lontane da, diciamo, dall'estremo giusto. Qui c'è anche una visione un po' aristotelica: la virtù sta nel giusto mezzo, ogni eccesso dei comportamenti libera la nostra, diciamo, limita la libertà, ma soprattutto ciò che ci pone diciamo, contro l'ordine stabilito è qualcosa di dannoso che non ci fa vivere bene, non ci fa mai come dire, essere tranquilli e dedicare poi le cose più importanti. Quindi, diciamo, è chiaro, sono tre massime di buon senso, di un'ottica moderata, tendenzialmente conservatrice, però che a lui sembrano effettivamente essere delle massime che consentano, in una mancanza di una visione della scienza morale più raffinata, già una vita diciamo sensata e abbastanza ben organizzata. La seconda massima è quella della coerenza, cioè una volta che si sceglie una strada occorre, visto che è impossibile sapere quella strada vera, scegliere una strada e diciamo non cambiare direzione, ok? E immaginare quindi che la scelta, che se non è possibile sapere al 100% quella vera, ma quella più probabile, beh, bisogna dire che una volta scelta quella probabile è, diciamo, la scelta giusta. E come in una foresta, se non si sa quale meta, diciamo, qual è la direzione per scegliere, migliore per uscire e salvarsi dalla foresta, bisogna sceglierne una e andare avanti sempre dritti, perché se si cambia continuamente direzione non si uscirà mai dalla finestra. Quindi nell'impossibilità di scegliere una strada certa e vera al 100%, scegliamo quella che ci sembra più probabile, ma una volta scelta rimaniamo di quell'opinione e rimaniamo coerenti con noi stessi, altrimenti non usciremo mai dai guai. Quindi un atteggiamento di risolutezza, di coerenza e di costanza nella scelta. Infine, l'ultima massima, che ricorda un po' la filosofia stoica, ecco, diciamo, è una massima questa che abbiamo già sentito nel nostro percorso di storia della filosofia: vincere sempre se stessi piuttosto che la fortuna, ok? Infatti, niente al di fuori dei nostri pensieri è realmente il nostro potere. Per convincersi di ciò vi è bisogno di un lungo esercizio, lui si rende conto, e di una ripetuta meditazione. Ma questa è la strada che meglio può condurre a una condizione di felicità. La felicità non è mai raggiungibile se noi crediamo di poter cambiare il mondo intorno a noi, secondo Cartesio. Ecco, questa ovviamente poi lascio a voi la valutazione della, in qualche modo, accettabilità della vicinanza o no di questa massima. Io personalmente, diciamo, non penso questo, non penso che accettare il mondo per quello che diciamo che ci propone la società della nostra epoca, di qualsiasi epoca, in modo passivo, in modo appunto, come dire, senza speranza di poter cambiare, sia un modo per ottenere la felicità. È vero che in molte occasioni è molto più semplice, più comodo e probabilmente anche più rilassante, in un certo senso, accettare di cambiare se stessi, piuttosto, ed è anche saggio in molte occasioni non avere la presunzione di cambiare il mondo, ma perché magari non si conoscono poi tutti gli effetti, però e quindi cambiare se stessi in questo senso certo ci avvicina a una maggiore situazione di serenità, se non addirittura di felicità, però appunto poi è una massima, come tutte e tre le massime, di carattere appunto molto conservativo, adattivo. Sono massime che sostanzialmente si contraddistinguono con l'idea di cambiare il meno possibile, non perturbare l'ambiente intorno a sé, non schierarsi contro il potere, non cercare di cambiare il mondo, ma cercare piuttosto di cambiare se stessi e adattarsi. Questo perché? Per liberare poi le energie per la vera felicità, che è quella data dalla serenità dell'anima, dal dominio delle passioni e anche dal percorso verso la conoscenza, che rimane comunque, nell'ottica di Cartesio, il fine ultimo
e lo scopo dell'essere umano.